Ciao, sono il dottor Max. In questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie. In questo video analizziamo il sintomo. Iperpnea, cause e sintomi. L'iperpnea è l'aumento della profondità degli atti respiratori che si susseguono ad una normale frequenza. Ne consegue un aumento della ventilazione polmonare che di norma, nel soggetto adulto a riposo, è di circa 500 cc d'aria al minuto. L'esempio più comune di iperpnea si ha fisiologicamente al termine di uno sforzo fisico. L'aumento della ventilazione polmonare, infatti, riflette una compensazione dei gas respiratori che migliora l'ossigenazione del sangue ed allontana gli acidi. L'iperpnea si può osservare anche in stati tossici, esempio abuso di alcol, metabolici, esempio acidosi metabolica, infettivi, esempio sepsi, e in caso di tensione emotiva. Non è comunque da confondere con la dispnea, che indica un'alterazione del ritmo degli atti respiratori, respiro difficoltoso e affannoso. L'iperpnea è presa in considerazione per la valutazione dell'epilessia. Insieme alla stimolazione luminosa intermittente, infatti, è una delle cosiddette prove di attivazione, in pratica, può provocare la comparsa fenomeni epilettiformi. Possibili cause di iperpnea. Iperpnea è un sintomo comune o probabile di queste malattie. Cause comuni. Insufficienza cardiaca, sepsi, sintomi dello scompenso cardiaco, sinusite, cause rare. Acidosi metabolica. Grazie per avermi seguito fino a qui, le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale, sarai informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute. Fonte: mypersonaltrainer.it.